I pesci sono i vertebrati più numerosi della Terra e hanno più specie di tutti gli altri vertebrati insieme. Su una scogliera corallina dell'Oceano Indiano se ne trovano già oltre 1000 specie diverse. Quali sono le caratteristiche che distinguono le specie? Quali capacità hanno sviluppato nel corso del loro adattamento all'ambiente? È il tema della nostra puntata. L'organismo è un'unità vivente. La forma e la struttura sono espressione degli adattamenti. Per questo motivo l'anatomia delle singole parti del corpo deve essere considerata dal punto di vista della funzionalità. Soltanto la somma dei dettagli permette un determinato modo di vita. La forma del corpo dei pesci serve a nuotare e a dare la spinta necessaria, mentre la forma della bocca corrisponde al cibo cercato. Questi corifenidi hanno una forma perfettamente idonea ad un nuoto prolungato ma rapido. Un corpo affusolato ed arcuato produce la più bassa resistenza di attrito. Come i loro parenti, gli sgombri e i tonni, i corifenidi si muovono per tutta la vita nell'acqua e non si fermano mai. La forma di questo pesce serve a scopi del tutto diversi. È un pesce sedentario che segue la preda per qualche metro, ma per il resto si muove lentamente e resiste pochissimo tempo ad una velocità elevata a causa dell'effetto frenante delle vertebre su tutto il corpo. Anche la forma della coda risponde al nuoto dell'animale. Paragonando le due specie di pesci, risulta particolarmente chiaro che il pesce sedentario si muove grazie ad una coda larga che con una battuta solleva molta acqua dietro di sé. L'attacco della coda è massiccio. Invece il pesce abituato a nuotare a lungo è slanciato e flessuoso. Considerando il rendimento, la sua coda a forma di falce provoca poco attrito. Vediamo ancora una volta la forma tesa del cesio, un dorso dritto. Invece i corifenidi sono affusolati, con un dorso molto arcuato. Anche i muscoli sono completamente diversi. Il nuoto lento e con battute piuttosto rare richiede sempre poca fatica. Il pesce è bianco se non è necessaria una grande irrorazione sanguigna. Il pesce che nuota a lungo ha invece bisogno continuamente di apporto di sangue alla muscolatura. Questo rende possibile una fatica maggiore. Questi barracuda, lunghi alcuni metri, sono una forma intermedia, come mostra soprattutto la pinna dorsale. Cacciano i piccoli pesci e a volte devono essere rapidissimi. Per cacciare i piccoli banchi di pesce non è necessaria soltanto la rapidità. Viste di fronte, le aguglie dal lungo muso a becco sono appena riconoscibili. Questa forma serve prima a strisciare e solo in secondo luogo per la locomozione. Gli squali sono buoni scattisti e buoni nuotatori, una combinazione ideale per i predatori. Per inabissarsi devono continuare a nuotare perché soltanto le pinne pettorali e la lunga ala superiore della coda garantiscono la spinta necessaria.
Altri tipi di squali si nutrono di granchi e delle conchiglie del fondo sabbioso. Il goffo squalo volpe ha pinne enormi ed è un tipico squalo di fondo. Tre remore, chiamate anche fermanave, si lasciano trascinare. Lo squalo non sembra troppo felice. Per muoversi, le remore si aggrappano generalmente ad un pesce di maggiori dimensioni, perché il loro corpo non consente grande rendimento. Questa coppia ha lasciato il mezzo di trasporto e si accinge a deporre le uova. La pinna dorsale, voltata, è composta da tutta una serie di lamine a ventosa. Spesso le remore restano sulla scogliera e aspettano un animale che le trascini a rimorchio. In caso di necessità può trattarsi anche di un essere umano. Il corpo ovale della maggior parte dei cefalopolis della scogliera serve ad altre esigenze. Questi pesci non devono nuotare velocemente né coprire ampi percorsi perché non si allontanano mai troppo dal proprio rifugio. Invece devono essere in grado di spostarsi con abilità tra i passaggi della scogliera. Per distinguere questo pesce dagli scogli è necessario guardare molto attentamente. Anche le irregolarità delle incrostazioni vengono imitate perfettamente dalla pelle della testa di drago. È perfetto anche il colore mimetico. Soltanto quando l'animale si aggira su un fondale diverso è riconoscibile per un attimo. Il Sinanceitus si è trasformato in un pedone. Mm.
I singoli elementi delle pinne pettorali si muovono come i piedi di un bruco. Spesso la funzione delle pinne si modifica. È apparso un colore brillante che segnala il pericolo. Il pesce ha degli aculei velenosi. Vediamo sempre che un problema ha più di una soluzione. Anche il caglionimo lira si sostiene sulle pinne, ma utilizza le pinne ventrali come gambe. Sono situate lateralmente e servono come superficie di scivolamento. Molte specie di pesci si sono adattate perfettamente a vivere sul fondale sabbioso. Alcune riescono a scovare sotto la sabbia i vermi e le chiocciole necessarie per il nutrimento. Invece per altre è importante trovare un nascondiglio sulle superfici aperte. Le sogliole hanno risolto questo problema rendendosi invisibili. Tutto il loro corpo è appiattito e ricoperto di un colore mimetico. Anche questi pesci si sono adattati in modo simile al terreno sabbioso, ma qui si sono appiattiti il ventre e il dorso e non i fianchi. L'uranoscopo è uno dei pesci più strani del fondale sabbioso. La bocca e gli occhi sono rivolti verso l'alto e sono gli unici ad essere ancora visibili. Per proteggersi dai grandi predatori, l'uranoscopo è dotato di aculei velenosi sul bordo delle branchie, agita una lingua sottilissima e si muove come un verme. I pesci attirati vengono aspirati nella grande bocca. La ricchezza di specie dei pesci si esprime spesso in forme bizzarre. Alcune strutture insolite sono difficilmente spiegabili, come le pinne dorsali dell'enioco acuminato. Anche nel caso dello zanclo cornuto si suppone che il lungo filamento sia un segnale. Nel caso delle piccole specie come i blennidi è stato possibile dimostrare che la pinna dorsale serve da segnale per il partner. Anche questi filamenti caudali hanno una funzione di segnale? Non lo sappiamo. L'opteroide rosso sembra formato soltanto di pinne. Per molto tempo ci si è chiesti a cosa servissero, perché ostacolano il nuoto. I fasci bianchi indicano che la struttura piumata serve ad attirare la preda. Piano piano i piccoli pesci vengono messi alle strette. Un altro estremo. Nel caso dell'anguilla, le pinne sono quasi scomparse.
La perdita delle pinne è ancora più evidente nella gorgasia. Questa specie vive in una superficie tubolare che non abbandona mai, non ha più bisogno di pinne. Lo sviluppo del Corytoictius è stato simile. Tutte le pinne sono molto involute. Quella caudale è usata raramente. Gli animali si muovono soltanto grazie alla spinta circolare delle pinne dorsali. La riproduzione è piuttosto inconsueta. I maschi hanno sul ventre una sacca che contiene le uova che vengono inoculate nella femmina durante l'accoppiamento. I pesci appena nati cercano nuovamente rifugio nella sacca. Anche le teste dei pesci presentano moltissime varianti. In alcune specie di unicorno soltanto i maschi hanno un corno lungo, mentre in altre nessuna delle due possiede il corno. L'uso di questa specie di rostro non è mai stato osservato. L'adattamento di un pesce ad un particolare tipo di vita è dimostrato non soltanto dalla forma della testa e dal modo di locomozione, ma anche dalla bocca, adatta all'assunzione del cibo. Il corpo disteso dell'aulostomo gli consente di avvicinarsi alla preda che viene risucchiata nella sua tromba. Le bocche di questi pesci rispondono alle diverse modalità di assunzione del cibo. Con i suoi denti il cefalopolis può immobilizzare anche dei pesci molto grandi, mentre i corifenidi inghiottono pesci minuscoli. L'arco delle branchie dei percidi è quasi piatto al suo interno. Mentre i corifenidi hanno delle lunghe formazioni per impedire alla piccola preda di sfuggire attraverso le branchie. Diversi gruppi di pesci, gli apparati boccali si sono sviluppati gradualmente. La grande varietà di cibo della scogliera corallina è accessibile soltanto ad alcuni pesci specializzati.